Ci sono momenti in cui la meraviglia regala visioni di pura estasi. Sapete come si prova nel farsi attraversare dal fluido invisibile della bellezza dell'arte? I nostri sensi si amplificano, facendo sì che il nostro corpo vibri come un grande diapason. Ed è proprio sotto questa energia vitale che si deve toccare, respirare, fare proprio il mondo che ci circonda. Camminando tra monumenti e chiese nel parco museale dell'Abruzzo in miniatura, come un gigante guardavo dall'alto luoghi incantevoli a me cari. La mia identità che mi segue come un'ombra invisibile ma sempre presente. Ma ora appartengo a un luogo, anzi, già lo sento mio, Santa Maria di Cartignano. E sono già lì, a respirare le sue pietre che parlano il silenzio dell'eternità. In questo tempio mi sento piccola, mi confondo con la sua storia e la sua leggenda e divento polvere nella polvere, immergendomi in questo magico mistero. Le sue pietre mi parlano, il suo campanile a vela mi parla, il suo rosone mi parla, e io a loro, con il linguaggio silenzioso di un carboncino. Santa Maria di Cartignano è un piccolo rudere, mostra il dramma della costruzione sospesa e insieme l'incanto del gioco sapiente delle pietre tagliate per formare archi contro l'infinito del cielo. Osservandola dalla strada che attraversa la valle del Tirino, essa appare come una piccola chiesa di campagna dell'XI secolo, posta sul tracciato della transumanza. Uno splendido esempio, tra i più antichi, di romanico abruzzese, che divenne successivamente un monastero. Ne ha viste di alluvioni e terremoti questo gioiello, che oggi si presenta così, senza il tetto, con una facciata semplice ed austera. L'interno, diviso a tre navate, scandite da pilastri quadrangolari, termina con una sola abside. Sui capitelli dei pilastri fluttuano pesci, come quelli che scorazzano contro la corrente del vicino fiume Tirino. E sì, la vera bellezza appartiene a chi sa ascoltare, a chi sa guardare e a far vibrare le proprie emozioni in maniera attiva, senza contenerle. La reale responsabilità di queste azioni è di chi ne produce bellezza, nella propria individualità, ne consacra l'amore.